Eccoci, buongiorno, siamo nel laboratorio di Lane, qui all'interno della pension Leitoff, e siamo con la signora Renate. La signora Renate, che è un'artista della lana e ci fa vedere come sono fatte le sue creazioni. Signora Renate, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Perfetto. Lei è della Repubblica Ceca, vero? Sì, giusto. Per cui l'italiano non lo parla in maniera... Non tantissimo, però cerchiamo di capirci, ecco, è importante. Più che altro sarà importante vedere quello che, diciamo, la sua azione all'interno del suo laboratorio per realizzare appunto questi prodotti che mi ha fatto vedere poc'anzi, sono veramente meravigliosi. Ecco, vogliamo cominciare così almeno ci fa vedere al pubblico a casa. Prego. Che cosa stiamo realizzando, va bene? Prego, andiamo. Sono pantofole, lo percepisco, diciamo, dagli sì. strumenti e dalle forme sì. che abbiamo sì. qui. Oggi faccio io ancora pantofole, sì? Però questo c'è molto pubblico in questo vale. Io sei ancora una persona sola, questo sì? Faccio questi lavori. Sì. È mia scuola dove c'è tanti, l'insegnante, faccio questi lavori, sì? Prendo per altre persone. Questi sei molto carini e tutti lavorare piano piano, però per capito tutti persone questo lavoro. Okay. E questo c'è lavoro di relaxare di testa, sì? Relaxare di cuore. Sì? E per questo tanta tutti passione lì, anche, giusto? No? Ci vuole passione. E tutti gli insegnanti sei molto leggere, molto siete anche bravi pochi a fare questo tipo di lavoro, sì, no? Oramai sì, siete rimasti in pochi, in ballata. Sì, sì, sì. Ecco, volevo dire, tutto a base di lana, giusto? Tutto lana di, sì. di che animale? Pecore? Sì, pecore. Solo pecore? No, qualche... ancora io c'è ancora lama. Il lama, che avete sì. l'allevamento che abbiamo visto poc'anzi. Giusto. Ancora io lavorare circa 50% lana di pecora sì. e lana di lama. Lana di lama, perfetto. Sì. Questa è lana di pecora. E oggi questo c'è lama di pecora. Vedo che è colorata questa lana. Questa... È colorata con fibre naturali, immagino. Sì, giusto, però c'è tante donne questi piace molto, tantissimo colorato di erba, colorato sì. di... Comunque sono fibre naturali. Sì, diciamo, sì, sì, fiori. Altre non c'è cose. Nulla di chimico, nulla no, di, no, no, diciamo, no, di no, 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 100% miei lavori c'è naturale. C'è ancora colorato di funghi e questo c'è colore pink. Questi colori Bravo. Uguale di chemie. Ancora questi colori sei 100% per pelle. Buonissimo, sì, prendo sì, sì, sì. niente problemi di pelle, non c'è niente. Ancora questo colore. Per cui non fanno allergie, sì, ecco, questo è importante sì. perché molti magari possono sì. soffrire di patologie appunto derivanti da prodotti chimici che chiaramente in questo caso non. Giusto, non ci sono, questo giusto? Colore verde faccio da me una donna, questa faccio ancora in Val Ultimo, in questa scuola dove è ancora mia scuola, lavoro di lana, lavoro. Lavoro di feltro, lavoro di legno, lavoro di tanti altri cose, tutto naturale, tutto tanti anni fa c'è questa scuola per questi tutti i lavori sì. e quello c'è sono sono foglie ancora non lo so questa minuta quello c'è questi foglie, ancora questo c'è 100% posso, naturale. Posso. Allora, questa sì. praticamente è lana sì. Tagliata, lavata, pulita e trattata col giusto. Colore, però si ferma qui, diciamo, sì. no? Finora. Sì, sì, non ci sì. sono stati altri. No. Perfetto. No, 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 vogliamo vedere come si realizzano una pantofola, diciamo? Sì, sì, così sì, ci sì, fa sì. vedere una dimostrazione ancora... e cerchiamo di capire. Io giusto. Mi sposto e le lascio tutto il suo spazio, tutto il campo, così lei è libera di agire. Faccia conto che noi non ci siamo. Faccia conto di lavorare da sola, essere serena, tranquilla, in modo tale da poter rendere al massimo e fare un prodotto
prodotto finito, come del resto lei propone e lei poi vende, ecco, perché poi in sostanza anche sì. i suoi prodotti vengono venduti, sì, no? Sì, perfetto. Sì, poi sì, ci sì. dirà come e dove. Vediamo, mi sposto ancora un attimo. Io ho bisogno Prego. Quello, io ho bisogno ancora queste una forme, forme. Certo. C'è ancora tanti. Queste sono forme in legno? Questo no, questo c'è una forma di plastica. Ah, è plastica questa? Sì. Ancora c'è questi di legno. Sì. Da me bellino quello, però io produciamo tantissimi e con legno c'è una cosa altra, però dopo io ho bisogno una un sacchetto sopra e dopo c'è più stressato questo lavoro, per questo io lavorare sono con quello. No, prima faccio io una foglia. Una foglia sì, con questi sì, con sì, questo sì, materiale sì, plastico, con questo materiale plastico che si può trovare anche nei cartoni, negli scatoloni di imballaggio. No, sono quello, plastica. Ah, però, è plastica? Sì, però questo c'è indietro, dopo io faccio prima questa lana. Va a comporre praticamente la forma con la lana. Giusto, e io faccio 4 pezzi per sinistra e di sinistra, sì. Uno c'è giù, così dopo, circa così. Sì. E io lasciare questo primo lavoro, faccio io così. Prego. Sempre allora, faccio io mi sposto io un attimo così prova. Ne lascio tutto lo spazio. Mm-hmm. Andiamo a vedere un attimo così, ecco. Sempre una prova di mani, sì. Con c'è tutto giusto, non è sopra uno grande e dopo niente. Sì. Sempre così. E questo, sì. Questo faccio questa minuta, questo c'è... Lo rende voluminoso, no, diciamo? Importante, giusto? Sì. Allora, sono tutte fili, strisce, diciamo? Sì, sì, usate, sì, 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 sì. Messe sopra una all'altra, si crea uno spessore. Una così, sì. E una così, dopo una così. Ah, va bene, okay. Ancora così e così. Ok, vengono incrociati. Sì, 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 sì. Vi lascio un po'. Prego, solo, e qua c'è sì. Quello. Dopo circa faccio io sempre così. Uno sopra, uno così. Sì. Dopo incrociare io questo. Ha incrociato, perfetto. Andiamo a togliere così, benissimo, sì. E dove c'è più erba? Questa maniera rimane più resistente praticamente. Sì, sì, sì. E non si rompe, non si sfalda. No, 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 no. C'è una macchina che praticamente pulisce questa lana, la filtra. Sì, ancora non è per lavori di mano, c'è per una produzione, sono dove c'è ancora nostra cooperativa, sì. In Val Ultimo, c'è questa macchina, questa prendo tutto sporco, va via, ancora con io lavare mia lana di mani, sì. Dopo io vedo, però io faccio solo in una vasca, circa una tasca così plastica e io vedo dove c'è sporcare, dove no, e prendo io tutto di erba, di sassi, tutto prendo io, prima va via e dopo io lavare. Lei ha realizzato anche prodotti su ordinazione? Sì, 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 ancora quello, sì. Mm-hmm.
Che stagione vengono praticamente le pecore? Viene tolta la lana? Ancora questa lana c'è bellina, dove sei pecore sopra di transhuman. Transumanza che viene fatta? Sì. Ma quella sì, di sì. Maggio oppure quella di, diciamo, di settembre? Sì, in questi sei ritorno, dopo c'è questa lana sì. più bellina. Cioè praticamente le pecore sono su alte sì, dal peggio. Sì, però sei sopra sì. e mangiare erba, mangiare di, come si chiami, con legno questa... scura, giusto? Scura. Sì, sì. Mangiare questo, dopo c'è ancora... Viene una lana diversa praticamente. Sì, da sì, quella sì, che sì. Un più robusta, più robusta, giusto? Sì, sì, sì. Più sì. robusta. Invece quando sono in, diciamo, che fanno la transumanza per l'inverno, cioè quando sono, vanno per l'estate, è diversa la lana. Giusto, più, giusto, perché giusto. Perché bruciano l'erba qui nelle, giusto, quelli, giusto, nelle stalle, no? Giusto, giusto, giusto. Giusto. Con... cioè questa è erba fresca, diciamo. Sì, quella sì, di... e c'è ancora profumo altro. C'è ancora profumo dell'erba in altitudine. Sì. Mentre invece, quando stanno nelle stalle in inverno, sì. brucano l'erba praticamente che è il fieno, no? Per giusto, cui. Giusto. Per cui rimane più... giusto, in questi mangiare sono feno indietro, camminare circa niente, sono in giro, per una pecora c'è circa un metro in giro, questo niente. E mie pecore c'è di Masofinail e questi sei sempre sopra 2000-2200. 300 metri sì, 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 sì. e questo c'è un'altra qualità. Certo. E questi sei si chiama Schnalzer Bergschaf, in questi c'è circa 39-42 microni qua in Valsenales. Sì, sono sì. Masofinail. Okay. Dove c'è Madonna sì. c'è più fino. Ho capito. C'è circa 36 fino 39 microne. Sì, sì, e questo c'è altro diverso la, lavoro. Valsenales è conosciuta anche per la transumanza giusta. Nei due periodi, per cui abbiamo detto maggio, sì. fine maggio e settembre, ci sono migliaia di pecore che proprio traslocano sì. O da Senales sì. diciamo su fino quasi ai ghiacciai di Masocorto, no? Sì, giusto. Per cui arrivano sopra i 2000 metri e a settembre tornano invece indietro per poi passare l'inverno. Giusto, giusto. Giusto. In questo l'anno c'è più bellino, sì. più grasso, sì, sì, più sì. cruccio, più sì, 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 sì. Fantastico per questi lavori. E tra l'altro, diciamo, nei due periodi avviene anche una festa, no? Sì. Perché comunque ci sono tante persone giusto. Che vengono a curiosare, a vedere queste migliaia di pecore giusto. Incolonnate per giusto, le strade giusto. Che chiaramente giusto. Affollano giusto. Le strade e di conseguenza è anche un qualcosa di particolare. Giusto, ecco, giusto, che giusto, assolutamente. Sì, bene, sì, proseguiamo sì. allora a vedere qui come io il, ho bisogno ancora acqua. Acqua, sì. Allora, interrompiamo. Eccoci, questa è un'operazione diciamo di lavaggio di bagnatura, no? Del, giusto. Diciamo della giusto. Lana per renderla più compatta. Giusto, okay? Però l'acqua dopo... è acqua tiepida, mm-hmm. okay? E dopo questo e poi c'è indietro. Okay? E questo c'è sapone di olio, di oliva, sì? Però questo c'è bellino per mani. Okay. Non è aggressivo. Okay. Per questo io ora faccio il mio lavoro, certo. questo faccio io questi viene fatto una saponini sorta di shampoo, sola no? da ecco. me. Questa è un'operazione che si ripete su tutti i capi, giusto? La cosiddetta lana cotta viene feltro, no? Poi diventa, ok? Con questa minuta c'è piano piano feltro. Perfetto. Che la rende compatta come se fosse incollata, diciamo, no? Giusto. Mm-hmm. Così e faccio io piano piano tutto. A riccia, a rotola, giusto. Prende la forma della scarpa.
Ecco, questa è la sagomatura del piede. Questa è una misura da uomo? 39 per una donna. Ah, 39 per 39 una donna. E dopo c'è, faccio io questo feltro finito, c'è dopo 38. Ok. Sempre l'incrocio, giustamente. Perfetto. Viene ribagnata, per cui si riprende la forma. Il sapone serve anche da collante, no? Immagino. Giusto. Questo è un massaggio. Solo piano piano qua, sì. Dove c'è fino questa foglia, sì, sì, però sì. Con faccio io fon sopra, dopo camminare tutto, sì. Va via e dopo, sì, c'è, sì, lavoro, sì. Finito, certo. Di niente, per buttare via. Ancora così piano piano. Questa è praticamente un'attività, la sua, no? Non è solo una passione, cioè lei lo fa proprio come mestiere, no? Sì, 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 sì. C'è tanti ospiti, questi vuole questo lavoro, vediamo, provare, sono con faccio palline per orecchini, palline per gorlo, per... Sì, sì. Sono visto una mode schmuck. Ho fatto vedere prima anche una bellissima, sì. Sciarpa, sì, 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 borse. Sì, sì. Sì. Certo. Tutti voleva provare questi veri, questo lavoro. Per questo io lavorare tantissimo, maggio fino settembre, metà ottobre, ancora fuori. Idealmente al giorno quanti prodotti riesce a realizzare? Ah, ancora normalità c'è 2-3 pantofole, sì? E 2-3 capellini per un giorno, sì? Ancora io sei più veloce, questo lavoro faccio io circa 7 anni, per questo da me non è tanto lavoro, da me sono relaxare, sono lavoro di relaxare. Sempre mani piene di sapone. Sapone. Perfetto. Solito massaggio, ecco. Rende compatto il tutto. Per cui abbiamo preso la forma, diciamo, le dimensioni. Va riempito sempre con della nuova lana. Quanta lana occorre per fare una scarpa di questo tipo? Circa 320 grammi per un par, per due. Sì, per due scarpe? Sì, sì, sì. Circa 160 grammi? Circa, per circa. Una scarpa. La lana, essendo molto leggera, chiaramente. Sì, sì, sì. Più fino, più bellino. Ancora questo lavoro non è per persone. Questi sì. Ci vuole tanta pazienza, sì, diciamo. Sì, eh? Sì, 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 sì. E sempre provare, è. Così, certo. Sempre così. Ancora questo c'è lavoro, questo c'è primo. Dopo sono feltro in asciugamano, dove faccio io così. Okay. Questo circa niente. Ancora quello, questo faccio io questa minuta, questo c'è, certo. Il lavoro giusto, primo e
dove questo non è giusto, dopo c'è niente pantofole, dopo c'è, sono così disastro. Medialmente quanto impiega a fare un progetto di questo tipo, un prodotto di questo tipo? Per questo io ho bisogno un e mezzo ora per okay. pantofole. Per un cappellino circa mezza ora. Sì. Per una tasca ancora mezza. Qual è il prodotto più complesso che ha realizzato? Più difficile? Circa... Cosa io dico? Circa... Con completissimo finito questo 100% 2 ore 10 minuti. Sì, però cos'era, che capo era? Sì, però c'è tante donne, questi vuole ancora fiori, dopo faccio sì. io fiori sopra, con questo c'è finito ancora giù, con questi grassi, quelli sì. faccio io giù questo, come si chiami, non lo so, la suola. Suola, sì. Però questo... Questi sono tutti i prodotti realizzati da lei? Sì, ah. sì. Cosa sono, coperte? Cosa sono? Sì, questo c'è lavoro molto grande, dove io c'è questo, io ho bisogno 100% 2 ore per questo lavoro, okay, per okay. questa sola, però questo non è così fino. Prima abbiamo lavoro. Visto un cappotto di feltro giù in vetrina esposto. Mm-hmm, mm-hmm. È un cappotto che lei ha realizzato tanto tempo fa? Sì, sì, circa 2 settimane io ho bisogno per quello, però questo c'è lana dopo di una stoffa di pecore. Sì. C'è una stoffa, si chiama Vol Etamin. Sì. E questo c'è una stoffa fina di... fili di pecore. Ho e sopra faccio io uguale con questi pantofole circa 200 grammi per tutto, così fino, così finissimo. Sì, sì. Un dopo questo c'è quello lavoro. Però per una come si chiama, per quello, per sì. questo pezzo, okay, okay. io ho bisogno, sono di tutto il una tavola per questo, per sono per uno, sono solo per uno, sì, certo, sì, sì, molto tantissimo. Anche queste lavoro. Coperte che sono qua, le ha realizzate lei, queste qui? No, questo sì. faccio da me una firma. Ok. Mm-hmm. Questo c'è per questi sciarpi. Okay, ok. Questa sciarpa per questa bambina, okay. dove io dico oggi questo. Questo c'è per questa piccola, per questo io ho bisogno di questo fino, però sì, questo sì. c'è una lana altra, non è Bergschaft, questo c'è merino, sì, e questo merino. C'è più fino. Sì. Così facendo strizza praticamente la lana, esce il liquido, esce l'acqua, ok? Questa lo faccio io così. Sì. Una, due, tre volte. Sì. Dopo nuovo così. Sì. Per cui è sempre una lavorazione, diciamo, che cambia la direzione, cambia il verso, per rendere sempre più compatto il, diciamo, il tutto. Colorata c'è più stressato, sì. però questo colore non vuole questa lana in feltro duro, prendiamo, non è giusto in feltro duro. Per questo primo fino
dopo faccio io giusto così. L'asciugatura poi come viene? Ancora questo lasciare io questa minuta, normalità faccio io due uguale così, sì. Ancora questa minuta, questo io lasciare io per dopo. Facciamo questo tagliare, sì. Ancora io misurare questo, sì. Sopra giù 38 circa metà do 19 con 19 metta circa 10 centimetri, dopo qua 7 e mezzo, otto e mezzo, dopo qua 3 e 3, però questi dopo c'è aperti, pantofoli aperti. Ora si taglia e questo e dopo io sentire dove c'è questa plastica, giusto? Dopo io sei giù, io sentire, sì. Con io sei qua giusto. Con quello faccio io dopo questi fiori. Perfetto. Benissimo. Per cui si toglie la plastica in questo momento e diciamo si è creato l'effetto sacchetto, no? Sì, 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 sì. È primo. Si prende forma con le mani. Sì. Dopo non c'è niente qua, così sì. Una canta, dopo c'è così. Sono okay. Bellino, bellino, bellino. Sì. Praticamente con la mano si dà la forma ora? Sì, sì, sì. Ancora qua. Sì. Però dopo, con c'è tutto finito, sì. C'è circa così. Sì. E dopo io tagliare più giù, ah, dove okay. C'è sono qua. Sì. Sono così. Ok, dal calcagno, esatto. Di sotto del tallone praticamente. Per questo lavoro io ho bisogno tantissimo acqua, tantissimo acqua, sì. Acqua e tantissimo saponi. Sapone che sapone è? Sì, sapone, questo c'è sapone di olivo. Di olivo. C'è un maschio di Sicilia, sì. Questo maschio faccio, sono da me, 10 litri di olio di oliva, sì. E dopo faccio io da me. Ah, questo sapone, capito, un po' questo sapone, okay. Sì, però non è aggressivo, c'è solo naturale, niente che mi indietro, sì. Per questo lavorare io ancora là fuori, la terrazza, ancora dove c'è per grillato tutto, però c'è tanti ospiti, questi voleva vediamo.
Dopo una prova. Abbiamo dato la forma, ora abbiamo inserito e si spazzola praticamente. Sì, sì. Questa minuta c'è più grande. Sì. Ancora questo c'è di prova prima. Sì. Poi si restringe in automatico, sì, diciamo, automatico, con la sigatura. Giusto, automatico, però con questa minuta io vedo. C'è giusto, io provare. Ah, tutto uguale, va bene, faccio io avanti. Una spazzola in legno, questo. Piano piano c'è piccolino. Questa minuta c'è così, sì. Piano insieme, piano piano feltro giusto. Viene sempre lavorato con sempre, il battuto, sempre così, in modo da renderlo sempre più compatto, prende la forma, si riduce anche la dimensione iniziale. Quali sono i prodotti più richiesti? Scarpe, capelli? Scarpe, capelli, una veste, sciarpi, per mani, come si chiama per mani quelli? Guanti? Questi sei chiusi, questi sei aperti, okay, okay. Tantissimi. E invece per i bambini? Ancora per bambini, uguale tutto. Uguale? Mm-hmm. Ci sono delle misure, delle forme apposite, sì, per i bambini? Sì, 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 io c'è forme... 25 questi cosi piccolini, dopo fino a 44, però più numero grande c'è più mezza ora lavoro, questo okay. Però cose così grandissimi e io dico mi scusa, questo costa circa 100 euro, oh, cosa? Sì, 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 sì. Per questo io lavorare sono fino 41, 42 e questi altri per numero 43, 44, 45, questo faccio io, sono uno, due pezzi in anno, non è tanto, però questo c'è dopo molto tantissimo lavoro. Però c'è tanti persone, questi sono vedo in vetrine, e non ho capito questo lavoro e dopo sei qua indietro, sì, che magari, e dopo vedo, cioè, e dopo capire, le persone pensano che siano fatti anche con le macchine, con le, sì, attrezzature, sì, industriali, invece, sì, è tutta lavorazione a mano e richiede, sì, tanta e dopo fatica e sacrificio. Giusto, giusto, e dopo vedo, oh signora, che tanto lavoro, sì, sì. E mi scusa, questo non è solo una ora e io sei finita, per questi grandi numeri io ho bisogno di 2-3 ore, certo. E piano piano e nuovo sapone sopra, sinistra, di sinistra, giù. Questa forma di legno c'è molto bellina. Sì, c'è, sì, giù un negozio per scarpe e con io ho bisogno di un numero, questo io non c'è niente qua in plastica, io prendo giù e mi dico sempre mi scusa, questi 600 anni vecchio, tu prego, prendo uguale. Ah, io faccio tutto indietro in questi sacchettini, non paura, non c'è problema.
Normalità, io c'è qua musica e dopo io sentire, lavorare, niente persone telefoniare, niente persone vuole non lo so cosa, per questo c'è lavoro bene. Rilassante. Sì. Tutti i lavori di lana c'è così, tutti. C'è tanta acqua, vedo, tanta acqua. Tantissimo, sì. Sì, per queste scarpe, per questo uno, io ho bisogno circa 20 litri di acqua. 20 litri? 20 litri, ancora io cucinare tutto nuovo. Però indietro c'è saponino, per secondo io non ho bisogno di sapone circa niente, però acqua c'è piena di saponino. Also ich mache, wo bist du? Ja. Ich mache nur den einen, damit der Herr sieht, wie das zustande kommt. In Juli, Juli, io sei sopra, ma so final. E dopo faccio io una settimana feltro di capellini. Ah, solo di capellini? Sono di capellini, però facciamo una settimana, però sei famiglia, però nostra i capellini famiglia. Hanno sempre una forma oppure c'è diversi. Questo c'è mie forme per capellini, questi sono in legno? Sì, sono legno. Questi ovale per un cylinder. Sì. Dopo cilindro, sì. Dopo c'è questo modello, quello sopra con questo, sì, tantissimi sono forme, diciamo che poi quando sono compattate prendono la forma del legno. Holst du mir Nummer 38 Alois? 38 hellere. Naturalmente un po' tagliamo perché sennò tutto lungo non 38 37 e 38 no 35 c'è giù 35, qua ci sono 39 34 40 37 non c'è 38 non c'è no qua no. C'è 100%, allora c'è. Sì, da un'altra parte. 41. 37. Mi dispiace. Ma tu ho capito niente, ok, va bene. Che... C'è 100%, c'è. Da un'altra parte. Ora lo vedo. 43. 43. E per questo faccio io aperti, tagliare io ancora quelli qua. Primo io vole vedo con c'è tutto qua giusto. Sì, da me sì. E io tagliare così. C'è ancora altra, wie sagt man, Möglichkeit? Möglichkeit? Possibilità. Possibilità. Okay. C'è ancora altra possibilità dove facciamo questi pantofole in uno e dopo tagliamo così. Ancora questa persona c'è un problema, però questi altri pantofole c'è tantissimi giù qua aperti. Sì, sì. E questa persona vuole circa uguale di Birkenstock. Un con questo c'è quello. Cosa faccio io questa minuta così tagliato più piccolino, sì. Più bellino e più esatto. Perfetto. Ancora questo io non butta via. Sì, con questo riciclato, riciclato sì dopo. Questo faccio io dopo piccolino, un faccio io palline. Ok. Un questo sì.
questi sei 39, sì. Io faccio questa minuta tantissimo saponino, sì. Faccio io questa cante. Questo cante. È il bordo, diciamo. Facciamo va via, piano, sì. Piano. Per questo io ho bisogno circa 5 minuti. Sì. Però dopo non è così direttissimo tagliato, dopo c'è piano, rotondato. Piano rotondo. Sì. E dopo faccio io nuovo una forma numero piccolo, 38, sì. E faccio io nuovo con quello, lavoro così. Ok. E dopo c'è una scarpa, c'è finita. Sempre, c'è sempre questo, diciamo, sì. Risciacquo, questa strizzatura, diciamo, dell'acqua che viene tolta. Rimane il sapone per renderlo compatto, per cui asciuga, giusto? Mm-hmm, giusto. Queste scarpe poi si possono lavare oppure meglio di... Dopo, con io sei finito e il numero c'è giusto, sì. Dopo io lavare con acqua bollita. Bollita, bollita, bollita. Sì. Però se uno a casa, dopo che l'ha acquistato, e si dovessero sporcare, qual è il consiglio, sì. Per il trattamento del lavaggio? No, no, primo io faccio questo lavoro, io lavare quello, prendo io in lavatrice, sì. Va via di acqua, ci va via, ah, okay. E dopo io c'è una gomma di naturale, sì. Con questa gomma prendo io con pinze pennello. Con pennello direttissimo, cosa c'è questo, così prendo io direttissimo qua, circa 2 centimetri più, e dopo camminare ancora bancone, ancora fuori di terrazza, ancora in casa, però ruchfest. Se non si scivola così. Non scivola. Non scivola. Antiscivolante. Ancora c'è ospiti, questi voleva questa sole doppia. Faccio io quello. C'è tutto lavato, c'è una forma dopo... 100% giusta, mi piace, c'è così. Prendo io questo grasso, sì. Altri non è quelli, dopo c'è verde, qua c'è, sì, verde, sì, c'è 100% faccio io così. E dopo con io c'è questo duro, sì. Questo c'è, sì. Primo, forma, camminare, sì. Così, normalità faccio io, sì. Così. Una taglia la forma sagoma, nuova. E fa la suola. Sì, tutto. Suola. E faccio viene io... incollata? Con colla? Che clepdirt. Sì, ancora con questa gomma naturale. Sì, sì, sì. Primo c'è questa gomma naturale, sì. E dopo quello, sì. E io faccio tutto insieme, sì. Così. Sì, di fascia praticamente. Sì, sì, okay. Sì, sì. Lasciare circa 5 minuti, dopo io aperto, questo prendo io con dietro dopo. La forma? Questa forma, giù c'è, sì. Questa sola. Sì. Questo, sì, sì, prendo, sì. Io va via, lasciare io, e dopo c'è così finito, sì, sì. E con c'è tutto secco, sì. Faccio io questa gomma nuovo sopra, sì. Con questa, sì. Dopo di questa sola, e una fina cucita a mano, questa fila, no, dove tu sei? Fila, sì. Questo qua. Dopo faccio io tutti gli ornamenti, la cucitura. Una ornamenta, e dopo questo ci circa finisce di pantofole, e dopo di sole, e dopo c'è questo fino, non è così, sì. Aperto, c'è tutto insieme. Sì, sì, così, sì, uguale, sì. Questi per questa bambina. Ho qua capito. C'è questo filo, sì, sì, rosso. Sì, sì, sì. Waschen kann, sì, 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 sì. Con, c'è questa zola più sporca, sì. Sì, con c'è questa zola di sporca, dove c'è questa, sì. Gomma naturale, ancora facciamo più acqua con saponino, sì. E sono pollice, sono così, sì. E va bene. Ancora con c'è sopra, sì. Questo posso sentire, c'è... la compattezza nello spessore? Vabbè, cavoli, mm-hmm. È diventato proprio, mm-hmm. compatto, mm-hmm. Sembra, sì, quasi, sì, un tappeto, sì, compatto, no? Sì, 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 sì. E con io faccio questa minuta un numero piccolo, c'è più,
più compatto, ancora, più forte, più piccolo più forte. È e più resistente. Sì, 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 sì. Ancora per lavare in macchina, dopo con c'è gomma, che è sole, che c'è tutto, sì. Ancora questo c'è, va bene. Sono gradi? per 20 gradi. 20 gradi. E un programma per lana. Ah, per lana, perfetto. Sì, per cui... sì. E senza centrifuga. Sì. Sì, centrifuga. Sì, sì, sì. Questo c'è è possibile lavarlo e non si disfa, diciamo, ecco, non si rompe. No. Questo c'è così molto robusto. Mm-hmm. Molto. Invece poi vengono fatte delle decorazioni, mi diceva, con dei fiori, cose del genere. Mm-hmm. Sì, sì. Mm-hmm. Ha qualcosa qua? Magari vedo che c'è qualche cosa già realizzato. Questo qui è schon irgendetwas parso, verzierungen von... Hier habe ich etwas. Così vediamo magari un... Ci sono ancora in casa tantissimi qua, non è tanto. La maggior parte è questo. Sì. E dopo come faccio io questa sola, sì. Dopo faccio, però questa donna vuole questo verde, sì, dopo sì. Faccio io questo per verde. Per cui praticamente viene sì, inserito sì, il fiore, sì, 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 viene sì. Cucito? Sì, e dopo io cucire quello, sì. Lo cuce. Ancora viene... qua faccio sì, io sì, una foglia, non lo so, ancora... Per cui vengono fatte le decorazioni. Con questo resto. Perfetto, perfetto. Con questo resto. Bene, abbiamo visto come si realizza sì. Una pantofola in sì. Feltro, sì, o sì, una sì. Cotta per così dire, mm-hmm. E, per cui un lavoro di grande passione e ci vuole anche tanta tecnica, perché sì, comunque sì, sì, non sì, è sì, facile, sì. Uno può pensare che sia una cosa semplice, sì, ma in realtà sì, sì. C'è tanti donne questi... dico, ah, non c'è problema da me, però io capire... con questo uncinetto, sì, uncinetto. Sì. E... dopo una prova. Abbiamo dato la forma, ora abbiamo inserito e si spazzola praticamente. Sì, sì. Questa minuta c'è più grande. Sì. Ancora questo c'è di prova prima. Sì. Poi si restringe in automatico, sì, diciamo. Sì, automatico. Con la sigatura. Giusto, automatico. Però con questa minuta io vedo. C'è giusto, io provare. Ah, tutto uguale, va bene, faccio io avanti. Una spazzola in legno, questo. Piano piano c'è piccolino. Questa minuta c'è così, sì. Piano insieme, piano piano feltro giusto. Viene sempre lavorato con sempre, il battuto sempre così. In modo da renderlo sempre più compatto, prende la forma, si riduce anche la dimensione iniziale. Quali sono i prodotti più richiesti? Scarpe, capelli? Scarpe, capelli, una veste, sciarpi, per mani, come si chiama per mani quelli? Guanti? Questi sei chiusi, questi sei aperti, okay. Tantissimi. E invece per i bambini? Ancora per bambini, uguale tutto. Uguale? Mm-hmm. Ci sono delle misure, delle forme apposite sì, per i bambini? Sì, 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 io c'è forme...
25, questi così piccolini, dopo fino a 44, però più numero grande c'è più mezza ora lavoro, questo però con così grandissimi. E io dico, mi scusa, questo costa circa 100 euro, oh, cosa? Sì. Per questo io lavorare sono fino 41, 42. E questi altri per numero 43, 44, 45, questo faccio io, sono uno, due pezzi in anno, non è tanto. Però questo c'è dopo molto tantissimo lavoro. Però c'è tante persone, questi sono vedo in vetrine e non ho capito questo lavoro. E dopo sei qua indietro, sì, che magari, e dopo vedo, cioè, e dopo capire. Le persone pensano che siano fatti anche con le macchine, con le sì, attrezzature sì, industriali, invece sì, è tutta lavorazione a mano e richiede sì, tanta e dopo fatica. Giusto. E dopo vedo, oh signora, che tanto lavoro. Sì. E mi scusa, questo non è solo una ora e io sei finita. Per questi grandi numeri io ho bisogno di 2-3 ore. Certo. E piano piano. E nuovo sapone. Sopra, sinistra, di sinistra, giù. Questa forma di legno c'è molto bellina. Sì, c'è sì, giù un negozio per scarpe. E con io ho bisogno di un numero, questo io non c'è niente qua in plastica. Io prendo giù e mi dico sempre, mi scusa, questi 600 anni vecchio, tu prego, prendo uguale. Ah, io faccio tutto indietro in questi sacchettini, non paura. Non c'è problema. Normalità, io c'è qua musica e dopo io sentire, lavorare. Niente persone telefoniare, niente persone sì, sì, vuole non lo so cosa, per questo c'è lavoro bellino. Rilassante. Sì, sì. Tutti i lavori di lana c'è così, tutti. C'è tanta acqua, vedo, tanta acqua. Tantissimo, sì. Per queste scarpe, per questo uno, io ho bisogno circa 20 litri di acqua. 20 litri 20 litri, ancora io cucinare tutto nuovo, però indietro c'è saponino, per secondo io non ho bisogno di sapone circa niente, però acqua c'è piena di saponino. Also ich mache, wo bist du? Ja. Ich mache nur den einen, damit der Herr sieht, wie das zustande kommt. Ja, ja, ja. In Juli, Juli, io sei sopra, ma sono finale. E dopo faccio io una settimana feltro di capellini. Ah, solo di capellini? Sono di capellini, però facciamo una settimana, però sei famiglia, però nostra i capellini famiglia, hanno sempre una forma oppure... No, no c'è diversi, mano. No, c'è diversi. Questo c'è mie forme per capellini. Questi sì, sogno legno, questi ovale per un cilinder, sì. Dopo cilindro, cilindro sì. Dopo c'è questo modello, quello sopra con questo, sì, tantissimi sono forme, diciamo che poi quando sono compattate prendono la forma del legno. Benissimo. Holst du mir Nummer 38, Alois? 38, hellere. Naturalmente un po' tagliamo perché sennò tutto lungo non. 38.
37. Ist das die 38? No, 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 35. C'è giù. 35. Qua ci sono 39. 34, 40. 37. Non c'è. C'è 38. 38 non c'è. No. Qua no. C'è 100%, allora c'è. Sì, da un'altra parte. 41. 37. Mi dispiace. Ma tu ho capito niente, ok, va bene. C'è, c'è 100%, c'è. È da un'altra parte. Ora lo vedo. 43. No, 43. 41. E per questo faccio io aperti, tagliare e io ancora quelli qua. Primo, io vole vedo con c'è tutto qua giusto. Sì, da me sì. E io tagliare così. C'è ancora altra, vi sa ma Möglichkeit? Möglichkeit? Possibilità. Possibilità. Okay. C'è ancora altra possibilità dove facciamo questi pantofole in uno e sì, dopo tagliamo così. Ancora questa persona c'è un problema, però questi altri pantofole c'è tantissimi giù qua, sì, aperti. Sì, sì. E questa persona vuole circa uguale di Birkenstock. Un con questo c'è quello, cosa faccio io, questa minuta così tagliato, più piccolino, sì, più bellino e più esatto. Perfetto. Ancora questo io non butta sì, via, sì, con questo riciclato, riciclato sì, dopo. Questo faccio io dopo, piccolino, un faccio io palline. Ok. Un questo, sì, questi sei 39, sì, io faccio questa minuta tantissimo saponino, sì, faccio io questa cante, cante. Questo cante, è il bordo, diciamo. Facciamo va via, piano, sì, piano. Per questo io ho bisogno circa 5 minuti. Sì. Però dopo non è così direttissimo tagliato, dopo c'è piano, rotondato, piano, rotondo. Sì. E dopo faccio io nuovo una forma numero piccolo, 38, sì, e faccio io nuovo con quello, lavoro così. Ok. E dopo c'è una scarpa, c'è finita. Sempre, c'è sempre questo, diciamo, sì, risciacquo, questa strizzatura, diciamo, dell'acqua che viene tolta. Rimane il sapone per renderlo compatto, per cui asciuga, giusto? Mm-hmm, giusto. Queste scarpe poi si possono lavare oppure meglio di... Dopo, con io sei finito e il numero c'è giusto, sì, dopo io lavare con acqua bollita, 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 bollita. Sì. Però se uno a casa, dopo che l'ha acquistato, si dovessero sporcare, qual è il consiglio per il trattamento del lavaggio? No, no, primo io faccio questo lavoro, io lavare quello, prendo io in lavatrice, sì, va via, di acqua ci va via, ah, okay, e dopo io c'è una gomma di naturale, sì, con questa gomma prendo io con pennello. Con pennello direttissimo, cosa c'è questo, così prendo io direttissimo qua, circa 2 centimetri più, e dopo camminare ancora bancone, ancora fuori di terrazza, ancora in casa, però rutschfest. Se non si c'è, scivola così. Non scivola. Non scivola. Antiscivolante. Ancora c'è ospiti, questi voleva questa sole doppia. Faccio io quello. Con, c'è tutto lavato, c'è una forma dopo 100% giusta, mi piace, c'è così. Prendo io questo grasso, sì, altri non è quelli, dopo c'è verde, qua c'è sì, verde, sì, c'è 100% faccio io così. E dopo con io c'è questo duro, sì, questo c'è sì, primo, forma, camminare sì, così, normalità faccio io sì, così.
una forma nuova e fa la suola. Sì, tutto. Suola e faccio viene io incollata? Con colla? Clipboard. Sì, ancora con questa gomma naturale. Sì, sì, sì. Primo c'è questa gomma naturale, sì, e dopo quello, sì, e io faccio tutto insieme, sì, così. Sì, rifascia praticamente. Sì, sì, okay, sì, sì. Lasciare circa 5 minuti, dopo io aperto, questo prendo io con dietro dopo. La forma? Questa forma, giù c'è, sì, questa sola. Sì. Questo, sì, sì, prendo, sì, io, va via, lasciare io, e dopo c'è così, finito. Sì, sì. E con, c'è tutto secco. Sì. Faccio io questa gomma nuovo sopra, sì, con questa, sì, dopo di questa zola, e una fina, quella, cucita a mano. Questa fila, no, dove tu sei? Fila, sì. Questo qua. Dopo faccio io tutti gli ornamenti, la cucitura. Una ornamenta, e dopo questo ci circa finisce di pantofole, e dopo di sole, e dopo c'è questo fino, non è così, sì, aperto, c'è tutto insieme. Sì, sì, così, sì, uguale, sì, questi, per questa bambina. Ho qua capito. C'è questo filo, sì, sì, rosso. Waschen kann, sì, 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 sì. Con, c'è questa zola più sporca. Sì. Sì, con c'è questa zola di sporca, dove c'è questa, sì, gomma naturale, ancora facciamo più acqua con saponino, sì, e sono pulisce, sono così, sì, e va bene. Ancora con c'è sopra, sì, questo posso c'è sentire la compattezza dello spessore? Vabbè, cavoli, mm-hmm, è diventato proprio, mm-hmm, compatto, mm-hmm, sembra, sì, quasi, sì, un tappeto, sì, compatto, no? Sì, 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 sì. E con io faccio questa minuta un numero piccolo, c'è più compatto, ancora, più forte, più piccolo più è e più resistente. Sì, 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 sì. Ancora per lavare in macchina, dopo con c'è gomma, che è sole, che c'è tutto, sì, ancora questo c'è, va bene. Sono per 20 gradi, 20 gradi, e un programma per lana. Ah, per lana, perfetto. Sì, per cui... sì, e senza centrifuga. Sì, sì, centrifuga. Sì, sì, sì. Questo c'è circa, è possibile lavarlo e non si disfa, diciamo, ecco, non si rompe. No. Okay, questo, perfetto, c'è così molto robusto. Mm-hmm. Molto. Invece poi vengono fatte delle decorazioni, mi diceva, con dei fiori, cose del genere. Mm-hmm, mm-hmm, sì, sì. Mm-hmm. Ha qualcosa qua? Magari vedo che c'è qualche cosa già realizzata. Hast du hier schon irgendetwas Parts o Verzierungen von... Hier habe ich etwas. Così vediamo magari un... Ci sono ancora in casa tantissimi qua, non è tanto. La maggior parte è questo. Sì. E dopo, come faccio io questa zola, sì, dopo faccio, però questa donna vuole questo verde, sì, sì, dopo, sì, faccio io, ah, questo per cui verde. Praticamente viene, sì, inserito, sì, il fiore, sì, 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 viene, sì, cucito? Sì, e dopo io cucire quello, sì. Ah, lo cuce. Ancora qua faccio, sì, io, sì, sì, una foglia, non lo so, ancora. Per cui vengono fatte le decorazioni. Con questo resto. Perfetto, perfetto. Con questo resto. Bene, abbiamo visto come si realizza, sì, una pantofola in, sì, feltro, sì, con, sì, lana, sì, cotta, per così dire, mm-hmm, e, per cui un lavoro di grande passione, e ci vuole anche tanta, tanta tecnica, perché, sì, comunque, sì, sì, non, sì, è, sì, facile. Sì. Uno può pensare che sia una cosa semplice, sì, ma in, sì, realtà, sì, c'è tanti donne questi, dico, ah, non c'è problema da me, però io capire con questo uncinetto, sì, uncinetto, sì, e dopo c'è così duro, sì, qua fino, sì, è diverso, però sono, sì, cose, con, per questo un conto è, sì, sì, con per questo un in filo scuola, di lana, un, sì, conto con la lana naturale. Per questo io ho bisogno circa 2-3 settimane per questa documentazione, però faccio io tutto così.
così faccio io una foto. Tu bisogno questi cosi per questo lavoro. C'è ancora una foglia dove io scrivere tutto. Per questo primo primo passo. Per primo passo tu bisogno questo. Sì. Un foto. Dopo secondo passo tu bisogno questo. Lavaggio, facciamo così. Sì, facciamo così. Taglio. Per questo c'è da me lavoro doppio. Sì. Triplio. Triplio. Però con, io ho capito, ancora con lui vuole questi lavori. La difficoltà è anche riuscire a realizzare sì. Due pantofole che poi siano sì. Se le realizzi misure diverse non vanno bene. E con quello resto sì. Faccio io questo fiore. È un fiore? Faccio così. Sì, la rotonda praticamente. Sì. Sì, però non è tutti i fiori sei rotondi. C'è ancora quelli. Sì. Dove tu sei? Dove? No. Oh, scusa, non c'è niente qua. Oh, sì, no. No, c'è ancora questi, quelli sei sono così e okay. Dopo c'è sì, qua capito. Così. Con questo faccio io così questa minuta, però questa donna ordinare sono così. Ok. Così. Gibst du mir das Stückchen gelb? Da diese orange-gelb, ganz winzige. So, genug? Na, zu viel. Ja, noch ein bisschen. Gut. Ecco, questo serve per, ok, praticamente lo innesta all'interno sì, sì, del... Sì. In questo tagliare io incrocio. Sì, sì. Primo così e dopo qua. Sì, ok. Giù così. Però per fiori c'è ancora un giorno più, però c'è tanti diversi, tanti colori, tanti certo. Rosse. E dopo. Poi il segreto è proprio la saponatura che lo rende compatto così, eh? Tanto acqua, tanto sapone. Senza tanto sapone non c'è niente feltro. Uno giorno io provare sono feltro, però primo persone non è sapone giusto, non è niente. Facciamo sono feltro di mani. Sono feltro di gambi sì, sì. Dove sei pecore dopo tagliare e di resti di capelli c'è giù dove c'è hoi fieno das andere paglia stro paglia fieno e paglia e dopo c'è resti di questi capelli con questi persone questi lavorare indietro sempre camminare dopo vedo oh questo c'è più fino, no? E così c'è piano piano dopo feltro, normalità. Thank you.
così piano piano fiora. Questo c'è dopo. Per questa donna qua, qua faccio io ancora due perle qua, però questa donna vuole così. Ed è finito praticamente. Sì, sì, perfetto. Sì, sì. Bene, abbiamo visto allora come si realizza una pantofola in feltro. Ringraziamo la signora Renata, giusto? Prego. Ecco, complimenti perché grazie. È stato un lavoro incredibile. Abbiamo scoperto veramente qualcosa di nuovo e diverso dalla solita realizzazione a maglio o a lana, diciamo, intrecciata. Benissimo. Allora, buon proseguimento, Renate. Grazie. Noi proseguiamo il nostro giro tra gli animali della fattoria. Andiamo a vedere i lama a questo punto. Bene. Grazie, Renate. Buona giornata. Prego. Arrivederci. Ecco, questi praticamente sono i prodotti finiti. Siamo arrivati alla conclusione di questa intervista. Abbiamo visto realizzare un prodotto in feltro, precisamente una pantofola da parte della signora Renate del Pension Leitoff in Val Senales. Proseguiamo quindi il nostro itinerario. A presto.